Niente Marco, poi penso che non preordinerò né PlayStation 5 né Series X, voglio andare calmo sta generazione, vedo un pochino come va nel futuro, non me la sento di preordinare. Eh beh, ci sta, alla fine è la scelta che hanno fatto molti. Alla fine mo riesci già a giocare abbastanza bene con la One S. Sì, poi col Game Pass mi sento al sicuro, poi al massimo vedremo in futuro se ci sarà qualcosa di innovativo che mi cambierà il modo di giocare, per il momento non me la A sento. proposito di innovativo, ma tu hai sentito parlare di Amazon Luna? No, Amazon si è comprata la Luna. Amazon, il servizio Amazon Luna, cioè il servizio di Amazon. Luna, cioè no, nel senso Google Stadia però di Amazon. Ah, quello da 6 dollari al mese. Esatto, quello lì. Ah, cioè, è un modo molto bello di spiegare le cose, Marco. Grazie. E comunque, cioè, sembra interessante. L'unica cosa è che bisogna vedere un po' in futuro come si evolverà questa situazione. Perché per il momento Stadia è stato un fallimento, si può dire. Cioè, gente che gioca assiduamente a Stadia, io non ne conosco quasi nessuno. Magari in giro per il mondo qualcuno ci sarà, ma sarà veramente molto triste. Però è stato intelligente a circoscrivere tutto il tutto un po' solo in America e vedere un po' come funzionerà nel mercato americano e poi espanderlo. Infatti, secondo me in Italia un servizio del genere lo vedremo tra molto tempo. È un po' come è stato con Netflix che inizialmente era Sì. solo americano. Sì, vabbè, comunque qua con le connessioni che abbiamo, se non si sbrigano ad uscire il 5G, Il non ne 5G fa male, quindi dobbiamo aspettare, controlliamo bene che vedremo. non faccia problemi. Vabbè, comunque sembra qualcosa di interessante, vedremo. I giochi che ci stanno sopra sono veramente interessanti, da cui ci stanno anche i Control, ci saranno le famosissime esclusive Amazon, bellissime come Crucible, Crucible, mamma mamma mia. mia, che giocone. No, i giochi interessanti ci sono e più che altro dobbiamo vedere come si evolverà il tutto, come si espanderà questo servizio, se ci sarà una nuova esclusiva Amazon degna di nota, ma può essere pure che mettano semplicemente giochi multipiattaforma a 6 euro al mese. Ma ci sta tutto perché Ci può stare. ricordiamo che alla fine Stadia tu devi comprare gioco per gioco, invece la paghi solo il servizio e amen. Ma speriamo che lo mettono in Prime, magari, cioè, manco i 6 euro al Ma mese. sarebbe una cosa geniale. Poi c'è anche il collegamento con il sito Viola, che se vuoi puoi anche giocare e streamare subito. Sembra qualcosa di Sembra fatto interessante. bene, sembra fatto bene. Bisogna solo vedere in futuro, chissà come si svolgerà il tutto. Ce l'ho fatta. In che anno siamo? Nel 2020. Scusa, ma chi sei? Ottimo, ottimo, 2020. Raffo, io sono te dal futuro, vengo dal 2040. Noi nel 2040 abbiamo scoperto una falla logica di Missing No in Pokémon Verde che tramite il Game Boy Color ci permette di viaggiare nel tempo, ma di questo ne parleremo in un altro video. Adesso ascoltami, ci dobbiamo muovere, dobbiamo salvare il mondo da Amazon. 2040. Aspetta, io che viaggio nel passato per modificare il futuro. Marco, controlla! Bugsnax non esiste più. 10 È Kingdom Hearts 3? su 10. Marco, quello sono io dal futuro! Ma com'è possibile? Scusa, ma che ci fai qui? Ragazzi, non è il momento di parlare di questo. Amazon nel 2040 controllerà il 90% di tutti i servizi di tutto il mondo. Cioè, immaginate un mondo monopolizzato da Amazon. Sony e Microsoft non esistono più. Nintendo adesso fa le scarpe. Ragazzi, dobbiamo muoverci, dobbiamo salvare il nostro futuro. Sono anni che non gioco a un gioco di Pokémon, un gioco di Mario, un'esclusiva Sony, a Gears of War che mi faceva schifo, ma era divertente giocarci. Ragazzi, dobbiamo muoverci, dobbiamo salvare il mondo. Dobbiamo fermare Amazon Luna. Oh mio Dio. Ma come facciamo noi a fare qualcosa al riguardo? Scusa, è terribile. Cioè, è un colosso del mercato mondiale. Come possiamo noi fermare una cosa del genere? Cosa possiamo fare? Ok, ragazzi, non vi preoccupate. Io ho un piano in mente. Dobbiamo per prima cosa. Ah, ce l'ho fatta. In che anno siamo? Nel Nel 2020. 2020. 2020, perfetto, ha funzionato. Io sono te, Marco, sono te dal futuro, provengo dal 2050, sono riuscito a viaggiare nel tempo grazie al time travel di Animal Crossing. Io dal futuro. Raffo, controlla. Marco,
chi non ammazza di nuovo 5 su 10 sei proprio tu dal futuro. Ragazzi, bando alle ciance, io sono qui per fermare il Raffo del futuro perché sta per compiere una grande stupidaggine. Io provengo da un mondo dove Amazon è vero che ha praticamente il dominio su quasi tutto, però i pacchi di Amazon arrivano in meno di un'ora con i droni, addirittura non ci sono più crimini, non ci sono più morti. Pensa un po', Raffo, hanno creato anche uno spezza maledizioni. Adesso potrai dire di cosa parliamo oggi. Raffo, ma questo significa che lo spezza maledizioni, posso finalmente parlarne? Scusa, e come posso... Marco dal futuro, ma quale Amazon nel bene? Io sono anni, l'ho detto pure prima, che non gioco a un gioco decente, ma c'è mai possibile che il gioco più giocato nel 2040 è Crucible? Quella cacata che hanno praticamente rimesso in closed beta? Ma di cosa stai parlando? Dobbiamo salvare il mondo! E tutto questo per Amazon Luna. Ma com'è possibile? Boh. Sì, ragazzi, perché praticamente a causa della pandemia la gente vuole rimanere a casa e in tutti questi anni non si è mai trovata una cura e quindi praticamente noi dobbiamo stare a casa e giocare ai giochi che ci permettono di giocare con il cloud gaming. Le console non vengono più vendute, la gente ha pochi soldi, allora cerca un modo economico di giocare. È per questo che Amazon ha preso il predominio nella scena videoludica. Jeff Bezos si è comprata proprio la Luna, altro che Amazon Luna. Ragazzi, dobbiamo muoverci, dobbiamo fare qualcosa adesso. Nel futuro Amazon controlla anche l'andamento delle maree. E guarda caso nessuno più morto annegato a causa delle maree. Sì, ma che c'entra? Non c'è più il brivido del rischio nella vita. Oramai tutto viene controllato da Amazon. Dobbiamo fare qualcosa per ribellarci. Dov'è il nostro spirito di libertà che ci ha sempre contraddistinto? Non puoi capire, tu non hai vissuto nel 2050. Ho capito, qua non posso farci niente. Devo andare ancora più nel passato. Game Boy 2019 andrà bene. Ragazzi, ci ho provato. Parlerò con voi del 2019. Vai! Perfetto, ce l'ho fatta. La mia missione è compiuta. Adesso è il momento di tornare nel mio tempo. Ok, 2055. Aspetta. Tu hai parlato di spezza maledizioni. Non è che ne potrei avere uno? Cioè, c'è un modo. Sì, lo spezza maledizioni, non c'è problema, aspetta, basta un click e lo prendiamo. Di cosa parliamo oggi, Marco?